Dal 6 all'8 novembre terremo a Milano il congresso nazionale dell'ANCI e il 10 ottobre a Torino il congresso regionale dell'ANCI. Si tratta di due appuntamenti importanti. Veniamo da anni che sono stati difficili per i comuni. Da un lato, la crisi ha fatto crescere la domanda di tutela, di protezione, di accompagnamento che si è rivolta verso di noi da parte dei cittadini, delle persone, delle famiglie, delle imprese. E per altro verso, però, le politiche messe in campo dai governi che si sono succeduti hanno ridotto e compresso la nostra autonomia finanziaria e le risorse con cui rispondere alle domande dei cittadini. Questa contraddizione abbiamo potuto gestirla perché ogni sindaco, con generosità, passione, determinazione, impegno e facendo spesso i salti mortali, ha fatto in modo che i servizi che erogava, le politiche che metteva a disposizione i cittadini non subissero una compressione. Siamo però giunti a un punto limite. È arrivato il tempo di aprire una stagione nuova nei rapporti tra lo Stato e i comuni, di aprire una stagione nuova tra il governo, che rappresenta lo Stato, sindaci e amministrazioni comunali che hanno il dovere di governare i comuni. Chiediamo di essere messi nelle condizioni di poter governare bene le nostre comunità. Questo significa che chiediamo riconoscimento di autonomia, autonomia finanziaria, disponendo delle risorse di cui abbiamo bisogno, autonomia fiscale, autonomia ordinamentale, autonomia organizzativa. Sono troppi anni che l'autonomia dei comuni è compressa in una prigione di norme, di provvedimenti, di tagli che hanno messo in difficoltà l'azione dei sindaci e spesso si sono scaricate sull'attività delle amministrazioni comunali in modo particolarmente oneroso. Tutto questo noi vogliamo che stia alle nostre spalle. Vogliamo aprire un negoziato con il governo per ridiscutere il rapporto tra governo, Stato e comuni e fare in modo che i comuni siano messi nelle condizioni dal 2015 di assolvere bene alle loro responsabilità, disponendo delle risorse di cui hanno bisogno e degli strumenti operativi di cui hanno necessità. A Milano discuteremo di questo e a Torino discuteremo di questo. Discuteremo cioè di una piattaforma con cui andare a negoziato col governo. Il congresso regionale del Piemonte sarà poi particolarmente importante anche per discutere di due altri temi. La nuova organizzazione istituzionale che con la legge del Rio ha introdotto le province di secondo grado e la città metropolitana. E dovremo discutere come i comuni sono protagonisti di questa riforma. E in secondo luogo, come i comuni si collocano dentro le linee della nuova giunta regionale e le politiche che la regione Piemonte intende perseguire. Infine il congresso regionale dovrà eleggere il nuovo presidente regionale dell'ANCI che abbia autorevolezza, titolarità per rappresentare bene tutti i sindaci della regione e fare in modo che sempre di più l'ANCI sia un interlocutore prezioso e riconosciuto dalla regione, dalle altre istituzioni, dalla società civile e sia quindi in grado di tutelare e rappresentare bene i 1206 comuni della nostra regione. Per questo vi aspetto tutti a Torino il 10 ottobre al congresso regionale dell'ANCI e aspetto coloro che saranno delegati al congresso nazionale di Milano dal 6 all'8 novembre. Grazie e auguri a tutti.